Ci troviamo allo Zen 2 in via Pensa Bene, dove praticamente fra questa notte e nei giorni precedenti qualcuno ha pensato bene a dare alle fiamme alcune autovetture. Qui ne vediamo un paio, un altro paio sono alle nostre spalle. Tra l'altro, queste sono state proprio bruciate di recente perché, come possiamo vedere nella catasta di rifiuti alle nostre spalle, il fumo ancora esce da questa graticola. Sono stati bruciati anche ingombranti e rifiuti speciali. Qui vediamo anche addirittura un materasso. Insomma, un quadro di crisi che purtroppo ripropone un'emergenza che già avevamo palesato in alcune nostre precedenti live. Cioè, in una settimana quattro macchine, ma non è solamente dare fuoco che le persone respirano quest'aria e non riescono ad andare avanti nel quartiere, ma il discorso è che rovinano quattro padri di famiglia. Cioè, uno fa sacrifici per comprare una macchina, cioè ci rendiamo conto, gli rubano la macchina e gli danno fuoco, la portano qua e gli danno fuoco. Tra l'altro siamo a poche centinaia di metri dalla scuola Falcone, no? Quindi Poi proprio un adesso luogo frequentato da bambini, praticamente, che oggi avranno respirato anche loro. se tu fai l'immagine verso lì, ci sono tutte le macchine che fra poco usciranno i bambini della scuola. E ancora c'è del fuoco che esce ed è tossico, non si può stare Cioè, proprio qua vi vicino. assicuriamo che l'aria è veramente irrespirabile. L'appello mio è di concentrarmi, di concentrarci e lavorare nei quartieri. Ora ci sono le votazioni, vedo tanta gente che si muove per essere eletta, ma deve essere eletta persona che si prenda la responsabilità e lavorare nei quartieri, perché io allo Zen non vedo a nessuno.